bello vederti viva e vegeta, signora. State indietro, idioti! È ora di andare! Aspetti soltanto! Restare immobile! Prenditi questo!
proprio morire. Come ti viene in mente di passeggiare in una zona di guerra? Ascolta, se vuoi renderti utile, aiutaci a ripulire la zona dai mutanti. Altrimenti vediti sparire subito dalla mia vista. Thank you.
Ok, locale. Ti dispiace spiegarmi cosa ci fai qui? Come diavolo hai fatto a captare il mio segnale? Non uso frequenze standard. Ah, ho capito. Ah, è uno di quei computerini che si montano sui polsi. Bene, bene. Molto interessante. Ehi, calmati. Non te lo sto chiedendo. Però potresti entrare lì dentro e parlare al protettore McGraw. Tu intanto vai, io lo avviso del tuo arrivo. Qui, Morris. Qui, li abbiamo sistemati. Ascolta, sto mandando giù un locale. Semplicissimo. Ok, allora. Tieni l'arma in fondina, le mani ferme e la bocca chiusa. Seguimi. Eccola qui, protettore, come mi è stato ordinato. Grazie, difensore. Dacci un momento, per favore. Signore, vorrei ribadire che questi... Dea non mi piace. Ho preso nota, difensore. È tutto. Sì, signore. E così è Morrill che ti manda. Non ti mentirò. Concederei a un abitante della zona contaminata di lucidare la mia armatura. Ed è anche troppo. Ma tu hai quel computer al polso. Forse Morrill non ha tutti i torti. In effetti potresti servirci. Allora ce l'hai, un mezzo cervello. Bene. Te lo dico in parole povere.
Tu mi servi, e mi serve anche quel computer. Se tu mi aiuti, io farò il possibile per ricambiare. I rinnegati non danno a tutti questa possibilità. Dovresti pensarci bene. Mi scuso per la delicatezza dei miei uomini, ma come puoi constatare siamo tutti abbastanza stressati. Che dici se ti spiego la nostra situazione? In questa base si trova una tecnologia di altissimo livello, ma purtroppo non è accessibile. C'è una porta blindata e non riusciamo ad aprirla. Siamo sicuri che chiunque completi il programma di simulazione RV avrà accesso alla struttura, ma serve un'interfaccia, come il tuo Pip-Boy. Dovrai entrare nel simulatore e completare il programma. In questo modo si sbloccherà l'armeria. Fallo e spartiremo il bottino. La liberazione di Anchorage in Alaska dai comunisti cinesi. Un evento abbastanza importante nella storia americana, secondo il nostro scriba. Non ti mentirò, si tratta di un combattimento senza protocolli di sicurezza. Se muori nella simulazione, avrai un arresto cardiaco. Mi stai ancora ascoltando, quindi presumo che ti interessa. Ma il tempo vola. Sibley ti porterà al pod e Olin ti darà le istruzioni. Se non ti interessa, puoi anche andartene. I miei uomini non ti fermeranno. Sei qui per aiutarci? Benissimo. Indossa questa, vai su quella sedia e iniziamo subito la simulazione. Finché non farai qualcosa di utile, sarai solo un peso per noi. Il tuo livello di ignoranza è rivoltante, ma non mi sorprende. Questa simulazione è sicuramente stata una delle più importanti dell'epoca ed è la liberazione di Anchorage in Alaska dai cinesi. Alla fine gli americani entrarono in città e la liberarono, non senza gravi perdite. Questa simulazione ha addestrato i soldati per quella missione. Dovresti dare una bella ripassata alla storia. Ehi, sveglia! Dai, torna da noi. Che brutta caduta. Quando ho visto il paracadute ho pensato che fosse arrivata la tua ora. Spero che gli altri ce l'abbiano fatta. Non credo che le loro pattuglie ci abbiano visto. Così almeno abbiamo ancora la furtività dalla nostra. Hai ancora delle armi con te, quindi condurrai tu. E ci andrai. Che le armi tacciano o che piova fuoco da ogni angolo di cielo. Ci vedremo al punto d'incontro come previsto. Poi faremo saltare in aria quell'artiglieria. Sii molto prudente. I comunisti non fanno prigionieri. Buona fortuna.
Facciamo un pao! Ciao, medico!